Ciao a tutti, io sono Octo di Pura Fibra Italiana e in questo video vi spiegherò il modo migliore per fare un sacco di punti nell'arena e vi spiegherò a cosa servono tutti questi punti. Iniziamo dopo la sigla. Fortnite World Cup è il nome di questo enorme torneo di Fortnite ed è un torneo senza precedenti. Se sei interessato a contenuti di Fortnite, ti invito a iscriverti, lasciare un mi piace e attivare la campanella che trovi vicino al tasto iscriviti per diventare un vero connessionato puro e non perderti neanche un video. Come spiegato dall'Epic Games sul sito, vi è un totale di 100 milioni di euro in montepremi da tornei che verranno rilasciati nel 2019. Ogni settimana saranno messi in palio $1 milione per vari giocatori da qualsiasi console, Switch, mobile, PS4, Xbox, qualsiasi piattaforma. E sempre in queste settimane verranno definiti i migliori 100 singoli al mondo e le migliori 50 coppie al mondo che si andranno a sfidare il 26 e 28 luglio direttamente a New York per un premio totale di $30 milioni. Ciascun giocatore che partecipa a New York avrà una vincita garantita di 50.000 euro, mentre il vincitore porterà a casa una segno con ben 3 milioni di euro. Sul sito di Fortnite trovate il regolamento, le tempistiche e qualsiasi altra cosa che non andremo però a trattare in questo video perché basta leggere, trovate il link in descrizione. Invece noi andremo a vedere quello che è il miglior modo per fare un sacco di punti nell'arena, anche solo per una soddisfazione personale, non per forza per doversi andare a piazzare o cercare di qualificarsi per andare a New York o da quelle parti là. Vedremo le strategie migliori, le strategie adottate dai pro player e qualche piccolo trucchetto particolare. Quindi non perdete il video, guardatelo fino alla fine e vedrete che farete un sacco di punti nell'arena proprio come me. Infatti io ho un totale di 246 punti. Ma qual è il segreto per fare un sacco di punti? E molti di voi già conoscono la risposta e già si arrabbieranno. La risposta è camperando. Ma fermi tutti. Scommetto già che tutti quelli di voi che si considerano super pro player sono già lì a dire buh, ma non è vero, non devi camperare, fai schifo, buh, non si campera. Fatto sta che basta vedersi le live di Power per vedere che lui, che è un vero pro player italiano di Fortnite, fa la stessa cosa. Quindi tutti voi che siete finti pro player, che non guadagnate un centesimo giocando a Fortnite, tenete i vostri pareri per voi, perché Power, come dimostrato nelle sue live che potreste andare a vedervi da soli, campera durante le partite perché è l'unica tattica funzionante per accaparrarsi quanti più punti possibili. Power è un pro player, è molto bravo a giocare, ha vinto parecchi soldi giocando a Fortnite, ma nonostante questo non si rascia le partite, no, se le gioca tranquillamente, se le gioca atterrando in posti safe, non contestati, si muove con le palle, che suona malissimo da dire, e si sposta con molta intelligenza. Detto ciò, io direi di vedere subito le tre fasi di una partita di arena che andremo a trattare. La fase 1, il loot, ossia tutte quelle cose che dobbiamo assolutamente accaparrarci durante l'inizio della partita. Fase 2, il mid game, ossia tutte quelle cose che andremo a fare a metà partita in modo da avere un vantaggio sopra gli altri player. E fase 3, il late game, ossia le cose da fare e da non fare a fine partita, perché dovete sapere che tutte le partite arena, quando avete tanti punti, verso la fine diventano proprio skirmish. Cioè veramente, ragazzi, diventa proprio uno skirmish. E la fase 1 e la fase 2 che andremo a trattare sono tutte in preparazione di quest'ultima fase, della fase 3, la fase per cui io mi diverto un sacco a giocare alla modalità arena. Nella prima fase della partita è molto importante buttarsi in un posto non contestato, in un posto della mappa che magari vi trovate bene a buttarvi e dove non si buttano tanti altri player. Questo perché così riducete al minimo le possibilità di morire allo start per via di qualche arma scarsa. Tante volte capita che magari ti butti anche in un posto che ci vai sempre, però purtroppo non trovando armi trovi quel nemico che ha trovato il pompa, ti one shotta e tu muori senza neanche poter fare nulla. E nelle prime modalità dell'arena questo va bene, perché tanto non perdi punti a ogni partita che fai, mentre nella fase, nella divisione 6 dove sono io, perdi 2 punti a ogni partita che starti. Quindi devi stare molto attento allo start, perché se perdi allo start hai già perso 2 punti. Inoltre sarebbe utile ma non necessario che questo posto sia vicino a una zona di spawn delle girosfere. La girosfera infatti è fortissima in questa modalità e avere una girosfera fino alla fine della partita veramente è qualcosa che cambia la vostra performance in quella partita, ve lo assicuro. Questo perché la girosfera riesce ad assorbire ben 300 punti di danno che i giocatori avrebbero fatto a voi, e soprattutto riesce a farvi spostare molto velocemente da una zona all'altra e vi riesce a far camperare in posti dove gli altri giocatori non possono camperare, tipo sopra gli alberi o
a ridosso proprio dell'isola. Chiaramente non vi è un posto migliore di un altro dove buttarsi, questo dipende da voi. Ma vediamo ora che armi sarebbe meglio cercare. Secondo me l'inventario perfetto per questa modalità è fucile d'assalto, fucile a pompa, Barrett, RPG o mitraglietta, esplosivi, Rift o altri esplosivi. E ora vi spiegherò chiaramente il perché. Il fucile d'assalto è molto importante e prendete quello che preferite. Sinceramente o prendo lo SCAR o prendo il fucile da fanteria. Il fucile a pompa sarà l'arma più forte di tutta la vostra partita, quindi è molto importante cercare di trovare quelli più forti, quelli più rari, ossia quello dorato. Vi ricordo che da qualche aggiornamento i distributori danno armi completamente gratis, quindi è molto importante non ignorare i distributori come siamo abituati sempre a fare, ma di andare a vedere bene se i distributori hanno qualcosa di utile da offrirci, perché molte volte quello che ci offrono è davvero davvero buono. Il Barrett è la terza arma più forte, questo perché distrugge le strutture in un colpo solo, inoltre fa tantissimo danno e nelle fasi finali della partita è molto molto importante avere un'arma che, diciamo, spacchi le strutture con un colpo solo, perché può distruggere un nemico che si sta buildando in aria, oppure perché può salvarvi la vita quando state correndo verso la safe e qualche nemico vi builda davanti. Allora con un Barrett riuscite a spaccare la sua struttura e andare oltre. Chiaramente non sempre è possibile trovare un Barrett, quindi ho detto anche che va bene l'RPG oppure una mitraglietta. L'RPG perché anche per lo stesso motivo riesce a spaccare le strutture, riuscite a distruggere i fortini nemici, a fargli consumare un sacco di materiali, cose molto buone. E mal che vada, se non trovate neanche un RPG, mitraglietta e via. Gli ultimi due slot li tengo sempre 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 per esplosivi. Veramente gli esplosivi in queste modalità sono qualcosa di stratosferico, soprattutto le granate puzzolenti, e dopo vedremo perché. In ordine di potenza le segnerei così: fialette puzzolenti, questo perché loro fanno danno alla vita e non allo scudo. Tante volte la gente ha poca vita perché tra danni da caduta, tra danni della safe, ha poca vita. Lanciare una fialetta puzzolente che fa danno overtime è qualcosa di fortissimo. Veramente ho fatto tanti di quei punti con le fialette puzzolente a fine partita che non avete idea. Poi le clingers, perché potete lanciarle più distanti rispetto alla dinamite, cosa molto utile perché comunque riuscite a distruggere magari qualche struttura del nemico. E per finire c'è la dinamite. Perché non portare scildini o cure? Perché non avrete mai il tempo di usarlo. Ma ora che il vostro inventario è pieno e fullato, è il momento di spostarsi in mid game. In mid game avete principalmente tre azioni da compiere: farmare il massimo di ogni materiale, trovare un cespuglio e camperare. In una delle ultime patch di Fortnite il cespuglio è molto utile perché permette di parare un colpo, a meno che non venga tirato ai vostri piedi, quindi anche se vi arriva una cecchinata in testa, a voi non verrà tolto un singolo danno, ma verrà tolto solo il cespuglio, mentre se vi sparano ai piedi prenderete i danni ma non perderete il cespuglio. Questo è molto utile perché vi para un colpo in più, quindi quando un nemico sta per tirarci una pompata, la prima pompata che ci tira è completamente senza danni. E se avete tutti i materiali maxati, il cespuglio, che cosa fate? Beh, facile, aspettate di arrivare in top 25, che è il vostro primo obiettivo, con la girosfera se l'avete. Una volta arrivati in top 25 riceverete i 3 punti, che sono davvero tanti, e il vostro obiettivo sarà bene o male completato. Da lì in poi si entra nell'endgame e il vostro obiettivo sarà arrivare a 15 giocatori, ma non sempre sarà facile. Di solito nel late game si muore per sfiga e non per bravura o per fight del genere. Non ci sono tanti fight nel late game, se non fight, diciamo, quando io devo correre, tu devi correre, ci troviamo uno vicino all'altro e allora ci fightiamo. E chi si è preparato meglio durante tutta la partita giocherà meglio alla fine, perché avrà più materiali, più esplosivi, più fialette puzzolenti. Vi troverete 16 o 20 in una safe piccolissima e nessuno vorrà fightare, rushare, eccetera. Tutti staranno tutti safe nel loro cubo 1x1 con la piramide sopra, apposta, spostandosi di zona in zona per vedere un po' di resistere quanto più a lungo possibile. Lanciare le vostre fialette esplosive o i vostri esplosivi in questo momento della partita è cruciale, soprattutto quando ci sono gli spostamenti, perché quando ci sono gli spostamenti la gente è super confusionaria. Lanciare una fialetta puzzolente in predict o magari una dinamite che fa cadere delle strutture veramente può farvi fare tante di quelle kill. E non muovetevi mai se non è necessario assolutamente muoversi. Ogni movimento in più che fate è una cecchinata in più che può arrivarvi, è una razzata in più che può arrivarvi, è un colpo in più che può ferirvi. Assolutamente cercate di muovervi solo se è strettamente necessario. Veramente alla fine è tutta questione di fortuna, è tutta questione di beccare i player sfigati che purtroppo non hanno la safe a favore, cose di questo genere qua. È un po' proprio la skirmish, ma è divertentissimo, mi piace tantissimo e ogni partita mi diverte un sacco in endgame. Comunque, bene o male, a questo punto della partita avreste già dovuto fare 5 punti come minimo, diciamo 3 dal primo piazzamento, 2 dall'altro piazzamento. Fate conto che avete fatto una kill, ma fate conto che pagate il
costo del biglietto, che è 1/2 punti. Comunque, bene o male, fate 4, 5, 6 punti a partita. Quindi, comunque, sono abbastanza. E se volete farmare, queste cose qua sono, secondo me, le cose migliori che possiate fare. Buona fortuna!